Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quinty Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video test perché ieri è uscita ragazzi la Turismo Classic, mentre settimana scorsa è uscita la Infernus Classic. E ieri, mentre vi ho portato le modifiche della Turismo, mi chiedevo quale tra queste due auto è la più veloce, e ad occhio io ho pensato che la più veloce fosse la Turismo Classic. Siccome la mia curiosità era molto elevata, ho deciso di fare un test per vedere quale tra le due è la più veloce. Quindi se è più veloce la Turismo Classic o è più veloce la Infernus Classic. E come potete vedere nel video, ho fatto ben 3 test di velocità tra appunto la Turismo e la Infernus, e devo dire che dal test è uscito un risultato sorprendente. Ora vi mostro i 3 tentativi fatti. Come avete visto da questi 3 tentativi, l'auto più veloce, come avevo detto io ieri, è la Turismo Classic. Quindi avevo ragione ragazzi, l'auto più veloce è la Grotti Turismo Classic. E devo dire che ragazzi, quest'auto costa molto di meno rispetto alla Infernus, perché ricapitolando, la Infernus Classic costa $915,000, mentre invece la Turismo Classic costa $705,000. Esteticamente preferisco la Infernus Classic, quindi penso che costa di più proprio per quanto riguarda l'aspetto estetico dell'auto. Inoltre un'altra cosa che ho notato è che la Infernus è molto più manovrabile rispetto alla Turismo, ma se prendiamo in considerazione la velocità, l'accelerazione eccetera, devo dire che la Turismo batte nettamente la Infernus. Quindi sono veramente molto sorpreso e sono felice finalmente di aver fatto questo test, così mi ha tolto ogni tipo di dubbio e sicuramente avrà tolto i dubbi anche a voi. Quindi se siete indecisi tra quale acquistare, se puntate sulla bellezza, ovviamente è qualcosa di soggettivo, dipende da voi quale vi piace di più. Se puntate sulla velocità, vi consiglio la Turismo Classic. Se invece avete i soldi e siete appassionati di GTA e amate queste due auto,
mercato. Beh ragazzi, compratele tutte e due perché ne vale assolutamente la pena. Sono due auto veramente stupende ragazzi, sono delle auto che, come ho detto nei precedenti video, hanno fatto la storia su GTA. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Finalmente abbiamo risolto questo dilemma. La più veloce ragazzi è la Grotti Turismo Classic. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Come al solito, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, passate dalla mia pagina Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video su GTA 5 online e ciao a tutti. Ain't no mercy, ain't no mercy.